10, 14, 20 secondi. Rai Radio 1 Sport, alla tribuna di Radio 1 Sport. Sandro Fioravanti. Eh sì, e soprattutto Tiziano Pesce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Sandro, buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Tiziano Pesce è vicepresidente dell'UISP, ligure, genovese, con lui parleremo di varie cose, ma per cominciare, confermami che c'è, durante il Vivi Città si corre anche nelle carceri, è un antico rapporto quello dell'UISP con lo sport in carcere. E credo che a Genova ci sia l'unica eccezione, no? Un tracciato che prevede anche l'uscita e il rientro dal carcere. È sì, giusto? Assolutamente. Vivi Città, che correremo nel 2020 per la 37esima edizione, ha tutti gli anni una parte per noi molto importante di corsa, di camminata all'interno degli istituti penitenziari. Sono oltre 20 gli istituti ogni anno coinvolti tra il mese di marzo e di aprile. A Genova sì, un'iniziativa particolare, perché non si correrà, non si camminerà solo all'interno delle mura. Ovviamente l'attività si deve anche, diciamo, adattare alle condizioni proprio logistiche degli istituti. A Genova si correrà dentro e fuori le mura su un anello che entra e esce dal carcere. Per noi non è solo, come dire, un aspetto legato alla logistica della struttura, ma ha proprio una valenza altissima, un grande significato che porta avanti proprio quella che è anche la denominazione del progetto che in Liguria, in modo particolare a Genova, ma in tutti anche gli istituti penitenziari della Liguria portiamo avanti con il sostegno di Regione Liguria, che è il progetto Ponte. Vogliamo proprio creare un ponte fra l'interno e l'esterno della struttura, ed ecco che Vivi Città in un giorno di primavera diventa un po' il simbolo di un'attività che però non si limita a una singola giornata, ma mette in evidenza il lavoro che i nostri operatori, i nostri educatori, in un rapporto stretto con l'amministrazione penitenziaria, con la direzione carceraria, con la polizia penitenziaria, portano avanti tutti i giorni dell'anno. Ecco, questo è un elemento che ha una grande importanza, no? Al di là di quel che si dice, spesso le carceri se ne parla per il sovraffollamento, se ne parla per tanti motivi, quello che dovrebbe essere un ruolo di ritorno, no? Cioè un passaggio, un mezzo per tornare ad una vita, diciamo così, non, più normale, tra virgolette, e spesso invece diventa tutt'altro. Ecco, lo sport in questo senso è un elemento, come dire, non voglio dire fondamentale, però molto 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 rilevante. Assolutamente, riteniamo che lo sport è sociale, lo sport per tutti, quindi lo sport dell'UISP e degli organismi sportivi che si occupano appunto di promozione sportiva di base sia un elemento molto importante. Del resto per noi sono ormai 71 anni che portiamo avanti attività di sport popolare, di sport per tutti. Il nostro sport è sempre basato su lotte sociali, sulla promozione di politiche, direi, per rendere universale il diritto allo sport, ma non solo, il diritto alla salute, all'educazione, alla cultura. Lo sport, lo sappiamo, è un grande fenomeno sociale del nostro tempo e noi scegliamo appunto di operare anche all'interno degli istituti penitenziari, delle case circondariali del nostro paese, proprio con la cultura del corpo, che insegna il rispetto dell'altro, che insegna il rispetto per se stessi e diventa un elemento fondamentale per di fatto migliorare, ecco, la qualità della vita delle persone, dei cittadini, e ovviamente sono cittadini a pieno titolo anche le persone detenute. Del resto, ecco, mi verrebbe a dire così, la distanza, quella che oggettivamente c'è, ovviamente la distanza fra chi è cittadino libero, chi è cittadino ristretto, esiste ovviamente sul piano, diciamo, pratico, logistico, ma riteniamo che non abbia ovviamente nessuna ragione di esistere, di essere sul piano umano e sociale. Da qua, ecco, un grande lavoro della nostra associazione, dei nostri comitati territoriali, e sottolineo veramente nel rapporto con l'amministrazione, quindi dal Ministero della Giustizia fino alle singole direzioni degli istituti, il corpo della polizia penitenziaria, gli educatori delle strutture, diventa veramente di estrema importanza. E noi stiamo lavorando, dopo un'esperienza che abbiamo alle spalle di oltre di quasi ormai 40 anni di attività, sempre di più perché questo venga messo in evidenza anche per esempio nei protocolli con l'amministrazione penitenziaria, che non sono solo atti formali, ma se pensiamo all'ultimo che abbiamo rinnovato proprio pochi mesi fa, mette proprio in evidenza, ecco, l'attenzione che vogliamo mettere a sostegno della popolazione detenuta, soprattutto anche con alcune specificità verso la popolazione di sesso femminile, e azioni di sostegno alla genitorialità, azioni di sostegno all'educazione corporea e motoria in una cultura sportiva che sia sempre più
basata sulla pratica dell'autodisciplina e dell'aggregazione. E noi vediamo, sono dati ormai oggettivi, che laddove l'attività sportiva è dentro le carceri, ecco, il carcere viene vissuto meglio non solo dai detenuti ma anche da tutti gli operatori che ogni giorno ci lavorano. Tu hai usato un termine che mi piace sottolineare, aggregazione. È un periodo in cui si parla da anni di inclusione, includere in qualche modo, no? Almeno io lo percepisco in maniera imperfetta, no? Perché si include portandolo, no, a sé, portandolo a diventare un simile. In realtà probabilmente l'aggregazione, no, e la tolleranza fra diversi è una chiave di lettura molto molto rilevante. Io tra l'altro ne approfitto per dire che le diversità sono tante, no? Per colore, genere, religione, le differenze sono tante, però alla fine, come dire, sempre esseri umani siamo, dovremmo considerarci. Voi in prospettiva avete anche, no, a breve lancerete un altro progetto che è con le Nazioni Unite, in particolare con le Nazioni Unite per l'Agenzia per i Rifugiati. Abbiamo visto una nazionale dei rifugiati alle Olimpiadi di Rio e ha avuto un grandissimo riscontro anche mediatico questa iniziativa, e anche voi farete un passo verso tutto questo, no? Ci sarà un annuncio che credo arriverà a breve, adesso di questi giorni qui, perché era 17-18 dicembre? Sì, assolutamente, grazie anche di questo spunto che mi dà modo proprio di sottolineare come l'UISP in questi giorni, al fianco dell'UNHCR, la UISP da sempre appunto promuove lo sport come strumento, diciamo, primario per accogliere, per aggregare, come giustamente sottolineavi Sandro. Lo facciamo attraverso il tessuto connettivo della nostra associazione, oltre 1.300.000 associati, 16.500 associazioni sportive in Italia. Lo facciamo quindi nel rapporto con le nostre basi associative. È un lavoro che è stato riconosciuto appunto ufficialmente anche dall'ONU già nel 2018 all'interno del Global Compact. E abbiamo appunto alcuni articoli già che sottolineavano il ruolo dello sport nel processo di inclusione sociale, di coesione e di benessere. 17-18 dicembre, anticipavi giustamente, presenteremo questo lavoro al Forum Mondiale sui Rifugiati che si terrà a Ginevra, quindi è un impegno importante che passa i confini anche del nostro paese. Così come del resto passa il confine del nostro paese anche l'impegno che nell'ultimo anno abbiamo portato avanti anche su un progetto, all'interno di un progetto sostenuto dall'Unione Europea attraverso un programma, il programma Erasmus, e abbiamo voluto confrontarci anche con il mondo dell'associazionismo, delle istituzioni, quindi non solo del nostro paese ma anche del Regno Unito, del Belgio, dell'Olanda e della Croazia, su un progetto di cittadinanza attiva delle persone e detenute. Abbiamo proprio voluto dimostrare con questo progetto quanto sia non solo importante portare attività sportive, attività ricreative, aggregative all'interno degli istituti penitenziari, ma quanto sia importante proprio costruire la progettazione, le azioni, le iniziative proprio con le persone detenute, ma come dicevo poc'anzi anche coinvolgendo gli agenti della polizia penitenziaria, i dirigenti, gli operatori dell'amministrazione penitenziaria. Ci siamo resi conto quanto sia importante, ecco, far prendere parte anche ai processi decisionali questi che sono, diciamo, ecco, gli attori di questo mondo che, ripeto, non è un mondo a sé stante, è uno spaccato importante anche di tante nostre città. Senti, il modello mondiale antirazzisti ormai si sta diffondendo in Europa, no? Ed una delle tante attività. Adesso però ti chiedo una cosa un po' personale, se puoi risponderci, se ne hai voglia, e soprattutto ma c'è un accadimento, una persona, un episodio, un fatto che in qualche modo ti ha portato a renderlo, no, un ricordo sintomatico di quella che sono i frutti di questa grande attività? Beh, ce ne sarebbero tanti, Sandro. Pensando alle attività in carcere, ecco, io ho veramente la fortuna di abbinare il mio ruolo nazionale di vicepresidente dell'UISP con la possibilità di vivere tutti i giorni il territorio, soprattutto anche della mia regione, della Liguria. Ho avuto la fortuna, dico così, di partecipare a tante iniziative in carcere, e mi porto sempre dietro veramente la grande riconoscenza dei detenuti nei confronti della nostra associazione, soprattutto nei confronti dei nostri educatori.
Tante sono le storie che ci vengono raccontate da loro quando possiamo trascorrere qualche ora di tempo con loro, ma soprattutto ci sono alcune bellissime situazioni che rappresentano plasticamente quanto sia importante l'attività educativa e rieducativa dello sport, quando nelle nostre sedi vengono a bussare a distanza di anni ragazzi che avevamo incontrato tra quelle mura e magari hanno partecipato a un corso arbitri di calcio e poi vengono con noi ad arbitrare i campionati, e lo metto tra mille virgolette, delle persone normali. Penso che ci siano veramente, per me ma per tutti i dirigenti dell'associazione, per i nostri tecnici, per i nostri formatori, delle esperienze che sono altamente formative, che ci portiamo tutti i giorni nel cuore. Insomma, in qualche modo, anche perché se li vedi arrivare nella sede e non li vedi, come dire, non li rivedi al di là delle sbarre, in qualche modo, no? Un successo è già quello. Assolutamente, assolutamente, un obiettivo raggiunto. Senti, a questo punto vogliamo ricordarlo, perché la Vivicità si corre, come dire, in un periodo piuttosto ampio in realtà, no? Cioè la corsa, quella canonica, classica, con il via tra l'altro dato dalle frequenze di Radio 1 per tradizione. Però c'è diciamo poi un percorso che prosegue, anche perché nelle carceri non sempre c'è la contemporaneità, no? Con il correre nel resto d'Italia. Nella fattispecie, quando, forse l'hai già detto, quando correrete quest'anno? Si correrà a partire dal mese di marzo. Poi, come giustamente sottolineavi, siamo legati alle attività dei singoli istituti, quindi è un ricco calendario che ci accompagnerà nei mesi primaverili, con una grossa concentrazione fra marzo e aprile, ma alcuni istituti che ci verranno correre anche nei mesi poi successivi di aprile e maggio. Oltretutto Vivicità, appunto, porte aperte, ormai da alcuni anni in tanti istituti non è solo la corsa podistica, la camminata, ovviamente con una grande attenzione a tutte le abilità, tutti gli stati di forma, quindi non si corre solo ma si cammina anche, e poi tantissime attività sportive che a seconda degli spazi che si utilizzano vengono portate avanti, che sono un po' la rappresentazione delle nostre attività quotidiane, a partire ovviamente dagli sport di squadra, il calcio su tutti, perché rappresenta ovviamente un po' lo strumento, il linguaggio universale, che soprattutto in istituti che vedono un'alta concentrazione anche di cittadini non italiani rappresenta un grande strumento di aggregazione. Poi dopo il calcio, pallavolo, pallacanestro, portiamo negli istituti tantissime anche attività, per esempio del grande mondo delle ginnastiche, gli sport della mente, gli scacchi. Poi abbiamo anche alcune iniziative particolari, se pensiamo al carcere di Bollate, abbiamo avviato con il nostro comitato territoriale di Milano, con il nostro comitato regionale Lombardia, stiamo supportando una nostra associazione sportiva dilettantistica affiliata addirittura nella gestione di un maneggio. Un'attività particolare, ovviamente, il carcere di Bollate. Darsi all'ippica, avrebbe detto qualcuno, non è vero, quella equitazione, lo so, ma era... Assolutamente, ma in questo caso che altro l'impegno travalica anche lo sport, perché diventa un sostegno di formazione professionale, perché in quel maneggio ospitato all'interno del carcere di Bollate vengono stati ricoverati cavalli che sono o maltrattati o cavalli confiscati alla mafia. Questo maneggio quindi viene gestito da questa associazione sportiva, WISP, in collaborazione con un gruppo di detenuti, che quindi svolgono un'attività formativa, una vera e propria attività lavorativa durante la giornata, ma anche qua abbiamo inserito un approccio innovativo, perché queste persone, questi detenuti, non lavorano soltanto, non si prendono cura dei cavalli, ma vengono coinvolti proprio nell'organizzazione della gestione delle attività, addirittura vengono coinvolti in un confronto con gli operatori dell'associazione e dell'istituto penitenziario sulla gestione, pensate, dei fondi che sono a disposizione per gestire le attività. Cresce in questo caso anche proprio il livello di responsabilità. Senti Tiziano, io ti auguro buon lavoro, in un senso anche molto ampio e positivo. Grazie infinite. Grazie Sandro, grazie a voi e veramente grazie per il lavoro che tutti i giorni fate
mettendo in evidenza. No, guarda, noi facciamo poco. Lo sport di grandi numeri, lo sport di grande livello che ci piace a tutti, ma lo sport sociale, il nostro sport, lo sport di cittadinanza. Assolutamente, ma il lavoro lo fate voi, noi ci limitiamo a raccontarlo, quindi veramente poca cosa. Quindi ancora grazie. Grazie Tiziano, buon lavoro. Grazie. Questo era Tiziano Pesce, vicepresidente dell'Unione Sport per Italiana Sport per Tutti. E io sono vecchio, quindi mi ricordo ancora l'Unione Italiana Sport Popolari. Popolari. No? Insomma, è Sport per Tutti. E noi a breve lasceremo la linea ai racconti.